Per la puntata di oggi vi parlo di un libro nato nella capitale più bella del mondo. Ovviamente Roma. Le Cinque Rive di Chiara Cecilia Santamaria è un fantasy dal world building intenso, ricco di avventura e mistero, che non lascia in secondo piano i sentimenti umani, l'amore e la vendetta, il fallimento e la ricerca della propria autentica identità, con quelle che sono le fragilità che caratterizzano un po' ognuno di noi, quelle che urlano per essere mostrate e che sono stanche di essere sotterrate in profondità. Ho preso in mano questo libro perché promette un fantasy ricco che al contempo parla di salute mentale, traumi e dipendenza. Personaggi complessi e sfaccettati. C'è chi ha fallito, chi si è chiuso in se stesso e chi ha dovuto mettere in discussione tutto ciò che sembrava essergli noto. Cito: tutte le guerre sono giuste dal lato di chi le racconta. Nessun cattivo supremo e nessun eroe che non sbaglia un colpo. Non c'è bianco o nero, ma un grosso strato di grigio in cui i personaggi sono mossi da motivazioni proprie e sta al lettore decidere cosa sia giusto e cosa non lo sia. Non è forse questo ciò che crea il maggiore divario tra i fronti? La divergenza di opinioni o di come si vede e si interpreta uno stesso evento a creare le peggiori battaglie? Il mondo di Radian, le sue scoperte, i suoi colpi di scena e, perché no, i suoi amori vi aspettano nelle Cinque Rive.